sempre si può fare la ricerca partendo da vocabolario MeSH, come abbiamo fatto finora. Allora bisogna ricorrere alla ricerca con parola libera, che è indispensabile quando non esiste alcun descrittore controllato per definire un concetto. Ad esempio, il concetto di dolore procedurale non c'è nei MeSH. Oppure quando il descrittore disponibile non è sufficientemente specifico. Una regola dell'indicizzazione è di attribuire i MeSH più specifici possibile, ma non è sempre, non esiste sempre un MeSH adatto. Oppure la ricerca con parola libera va usata per cercare articoli non indicizzati con i termini MeSH, pertanto con status diversi da Indexed for Medline. Possono essere PubMed, as supplied by publisher, PubMed, in process, eccetera, old medline. La ricerca per parola libera consiste nell'inserire uno o più termini nel box di ricerca senza qualificarli. Allora, un aspetto è vedere quando ricorrere a questo tipo di ricerca, un altro è capire come il sistema tratta la ricerca con parola libera, che è la modalità più spontanea che si tende a usare, quella per cui inserisco nel box quello che ritengo utile senza tenere conto della struttura e delle regole della risorsa su cui sto lavorando. Consideriamo diversi casi. Vediamo la ricerca con un unico termine. Cominciamo a renderci conto di cosa accade quando imposto una ricerca con parola libera in PubMed usando un solo termine. Provo con tubercolosi. Scritto tubercolosis nel box e vediamo cosa succede. Diventa comodo aver impostato nelle preferenze di MyNCBI un colore che evidenzi la presenza dei termini usati per la ricerca. I risultati sono più di 200.000 e vedo che, non essendo partita da vocabolario MeSH, ho risultati con qualsiasi status. Supplied by Publisher, PubMed, eccetera. Per capire come il sistema ha interpretato la mia ricerca, devo andare nel box Search Details che trovo nella colonna a destra andando giù nella pagina. Posso vedere i dettagli in un box più ampio cliccando See More. E qui vediamo che è stato cercato tubercolosi come MeSH anche se non l'ho definito io. Questa operazione si chiama Automatic Terms Mapping, ovvero mappatura automatica dei termini, con cui il sistema va a vedere se al concetto che abbiamo inserito corrisponda un termine MeSH e lo applica. Ma non fa solo questo, cerca anche le citazioni in cui tubercolosi sia presente nei vari campi. E mette insieme con OR queste due strategie, come possiamo vedere. Questo significa che la maggior parte degli articoli trovati sarà pertinente e saranno quelli in cui tubercolosi è presente nei MeSH. Dei restanti, alcuni saranno utili, in quanto tubercolosi è un concetto trattato nell'articolo, ma non ancora indicizzato e perciò temporaneamente non recuperabile attraverso i MeSH. Per completezza, va detto anche che c'è una percentuale marginale di citazioni in cui tubercolosi non acquisirà mai lo status medline che lo rende ricercabile attraverso il MeSH. Sono ad esempio le citazioni con status PubMed. Poi ci saranno le citazioni non utili, in quanto la presenza in qualsiasi campo non è legata a una trattazione significativa dell'argomento. Se voglio controllare numericamente i risultati, possiamo vedere quanti record sono il risultato di una ricerca per MeSH. Non è necessario tornare al vocabolario MeSH, basta fare un copia e incolla della porzione della ricerca che mi interessa.
Si tratta di quasi 160.000 record. Vado su Advanced per completare i confronti. Vedo già quale sia la differenza, però ne approfitto per mostrare come utilizzare la pagina Advanced anche per combinare ricerche già fatte. Qui quello che voglio fare è togliere i record con il mesh corretto dal totale dei record della ricerca generica. Perciò clicco Tubercolosis, do End in Builder. Posso selezionare un qualsiasi operatore per il primo termine. Per il secondo, invece, devo selezionare quello corretto. Perciò do Not in Build. E do Search. Così ottengo i record che non hanno status index format line, che sono circa 54.000. Come già detto, sarà qui nei record delle prime pagine dove troverò il materiale più recente pubblicato sulla tubercolosi e che non è ancora stato indicizzato, non è perciò possibile individuare con una ricerca attraverso i mesh. È chiaro che non posso considerare la ricerca con parola libera la più efficace. Perché al di là che contiene record recenti non ancora indicizzati, potenzialmente utili, ma mi ha dato il 25% dei record totali, cioè ci sono più di 50.000 record che non posso considerare la risposta migliore al mio quesito, in quanto comprende il mio concetto presente in qualsiasi campo, anche in modo non significativo. Vediamo un secondo caso. Un concetto espresso da più termini, di cui esiste il mesh, che ignoro. Vediamo il caso in cui il concetto che mi interessa e di cui ignoro l'esistenza come mesh è espresso da più parole, cellule tumorali circolanti, circulating tumor cells, che indico semplicemente così nel box di ricerca di PubMed. Apro le citazioni in formato abstract e vedo che, grazie alla scelta fatta di vedere evidenziati i termini di ricerca, questi sono chiaramente presenti in ogni articolo, ma non sempre adiacenti, in quanto il sistema li considera uniti dall'operatore AND, cioè ogni citazione li conterrà tutti, ma non necessariamente uniti come li ho digitati nel box. Vado a vedere come è stata tradotta la stringa di ricerca. Cerco in basso in Search Details, do See More per vedere meglio. Grazie alla mappatura automatica, il sistema ha cercato se esiste un termine mesh per il nostro concetto. In effetti esiste ed è Neoplastic Cell Circulating. Ma non solo questo. Ha cercato i pezzi del nostro mesh uniti dall'operatore AND, cioè Neoplastic AND. Cells and Circulating, ovvero ha cercato tutte le citazioni in cui i tre termini siano tutti presenti in qualsiasi campo, non necessariamente adiacenti. E ancora, ha cercato la stringa corrispondente al mesh Circulating Neoplastic Cells in tutti i campi. Ha fatto lo stesso con i termini che ho inserito io, cioè li ha cercati collegati con l'operatore AND. E infine ha cercato esattamente la stringa da me inserita. Questa stringa piuttosto complicata significa che è stato cercato tutto quello che poteva rispondere alla ricerca. Ma le citazioni in cui la stringa è spezzata perché i termini sono collegati con AND non mi danno la garanzia di una risposta pertinente al mio quesito. Per ovviare a questa modalità dai risultati così dispersivi, faccio un tentativo del tutto analogo a quanto faccio con Google quando cerchiamo una stringa esatta. Usiamo cioè le virgolette.
Aggiungo perciò le virgolette alla mia stringa. I risultati sono più di 2000 e vedo che tutti i records contengono esattamente circulating tumor cells, così come l'ho scritto. Vado a vedere come questa ricerca è stata tradotta. Non è molto complicato, è stata cercata esattamente così come l'ho scritta in tutti i campi. Quello che però accade quando uso le virgolette è che viene meno la mappatura automatica, cioè il sistema non va a ricercare possibili mesh adeguati. Per completare l'analisi, vado a vedere i risultati della ricerca quando viene usato il mesh individuato prima. Vado su Advanced. Senza andare su Mesh, posso semplicemente prendere il pezzo che mi interessa e copiarlo nel box di ricerca. Adesso vado a fare qualche considerazione su Advanced. È chiaro che la prima ricerca con parola libera è ridondante e mi dà molti risultati non utili. La ricerca con le virgolette è sicuramente pertinente e sicuramente contiene anche citazioni non ancora indicizzate perché recenti, ma utili. Però se mi accontentassi di questa, perderei un numero molto alto di citazioni a cui è stato attribuito il mesh che mi serve. Infatti, i risultati sono circa 2000 contro più di 6000 con i mesh. Dunque, sebbene l'uso delle virgolette abbia il suo valore, non è detto che sia sufficiente, in particolare quando il termine mesh esiste. Può essere un modo per cominciare una ricerca e per individuare spunti o termini mesh adeguati per portarla avanti in modo corretto. In questo caso, metterei insieme le due ricerche pertinenti con OR. Dunque, Circulating Tumor Cells, la mando su. OR, la ricerca con il termine MESH. Ed ho search. In questo modo ho raggruppato le due ricerche utili in un unico gruppo. Vediamo un terzo caso, una stringa relativa a un concetto, un termine non presente come termine mesh. Facciamo l'esempio del giro visite, concetto non presente nel mesh. Cancello il box. Scrivo all round. Ho già visto che se digito word round i termini della stringa vengono associati con l'operatore AND e non va bene, perciò uso le virgolette. Quando uso la ricerca per parola libera, devo accertarmi di inserire, unendole con l'operatore OR, tutte le eventuali varianti del mio termine o eventuali sinonimi. Qui provo ad aggiungere il plurale, sempre con le virgolette. Dunque, ora ho 234 risultati. Risultati sono 560. Dunque,
Quando si fa la ricerca con parola libera, bisogna tenere presente che siamo di fronte alla variabilità del linguaggio naturale, perché non abbiamo il mesh che ci aiuta a unificare l'espressione dei concetti. Se un concetto, un termine, si può scrivere o esprimere in modi diversi, devo considerarli tutti e raggrupparli con l'operatore or per non perdere risultati utili. In questo caso, se mi fossi accontentata di word round al singolare, ne avrei persi circa la metà. I risultati a questo punto vanno chiaramente analizzati per vedere se esistono dei termini mesh utili a cui non avevo pensato, in quanto le virgolette inibiscono la mappatura automatica. In questo caso avrei potuto ricorrere a un altro espediente, che è l'uso dell'asterisco. Questo corrisponde al troncamento. L'asterisco sostituisce desinenze variabili al termine che ha utilizzato. Provo e il risultato è assolutamente lo stesso, quindi evidentemente la differenza era soltanto un singolare, un plurale. Se la ricerca poi si articola anche con un altro concetto, lo inserisco utilizzando gli operatori booleani e prendendolo dal vocabolario mesh o come parola libera, come opportuno. Ad esempio, potrei cercare il ruolo dell'infermiere nel giro visite, perciò vado a cercare il ruolo dell'infermiere nei mesh. Posso anche partire da qua. Avendo l'accortezza di selezionare Mesh nel box a sinistra. Do Add to Search Build, Search PubMed. A questo punto vado a costruire la mia ricerca su Advanced, dove trovo tutti i pezzi che mi servono. Comunque cerco Word Round, lo mando su. Nurses role, lo mando su con l'operatore AND. Si compone una stringa di ricerca su cui posso eventualmente intervenire dando il comando edit. A me va bene così e do search. I scarsi risultati mi suggeriscono di analizzare i mesh presenti nei record trovati per vedere se ci siano dei mesh utili per portare avanti la ricerca. Inoltre, posso sempre aprire le related citations degli articoli utili e lì analizzare i mesh più adatti. Do formato abstract, come sempre, apply. Comincio ad analizzarli. Vediamo di particolare, guardiamo il secondo. Qua potrei tentare con cooperative behavior. Tutti i mesh sono dei link che posso utilizzare per lanciare direttamente una ricerca in PubMed, per andare ad analizzare la pagina Mesh oppure per aggiungerli direttamente alla ricerca che sto facendo. Io faccio questo tentativo, do Add to Search. Inoltre vedo Physician-Nurse Relation, che potrebbe essere utile.
Lo aggiungo alla ricerca. E professional role. Up to search. Diciamo che basta per mostrare un'altra possibilità. I mesh che ho selezionato per me vanno a costituire un gruppo unico che si collega al giro visite, per cui vado a eliminare le parentesi in eccesso, word round, end, tutto quello che viene dopo, la nurse's role e gli altri che ho aggiunto, li metto insieme con l'operatore or dentro a parentesi tonde. Pertanto correggo. Vedo che il qualificatore presente nella stringa è esattamente quello che sta nei mesh nell'articolo che ho preso, per cui qui a me non va bene che ci sia major, metto MH che sta per mesh. E continuo la mia correzione. Mi posso mettere MH o Mesh. Chiudo la parentesi tonda e do search. Avrei potuto anche cercare termini potenzialmente utili a uno, andando poi a costruire una nuova strategia di ricerca dalla pagina del Search Builder, ma io posso sempre intervenire anche nel box di PubMed. La strategia finale è piuttosto articolata. A questo punto guardo i risultati, seleziono i record interessanti, controllo related citations di record particolarmente utili e verifico se trovo ulteriori chiavi di ricerca. Con questo abbiamo visto un esempio di ricerca mista tra parola libera, abbiamo usato il troncamento e il nesting con termini mesh ritrovati negli articoli. Un ultimo esempio veloce sulla ricerca con parola libera, abbiamo detto che dolore procedurale non esiste come termine mesh. Perciò procedural pain. Vediamo. Devo sempre pensare a ulteriori eventuali possibilità. Provo a mettere procedural pain. Lo search, in effetti ho trovato un altro centinaio di risultati. Va detto che l'uso del troncamento, visto poco fa nella ricerca con parola libera, non è sempre possibile. Quando le variazioni che emergono danno più di 600 risultati, il sistema non l'accetta. Ed è il caso di MED con l'asterisco. Compare una scritta che invita ad allungare la radice del termine.